Le campane della Chiesa della Misericordia di Portoferraio hanno ripreso da qualche giorno a suonare. Ne parliamo con il governatore della Misericordia, Simone Meloni. Da quanto erano ferme e perché? Le campane erano state fermate il 29 aprile nell'occasione di San Cristino, dopo la cerimonia di San Cristino, in quanto dopo un sopralluogo ci eravamo accorti di un problema tecnico abbastanza grave, cioè dei supporti delle campane che stavano cedendo, quelli attaccati proprio al muro del campanile. Pertanto abbiamo sospeso il funzionamento delle campane e ci siamo attivati presso la ditta che ben 44 anni fa aveva installato i motori che permettono il funzionamento delle stesse. E dopo un sopralluogo fatto dalla ditta ci siamo affidati a un architetto di fiducia che è Alessandro Pastorelli, che ha curato tutta l'iter burocratico e la gestione dei lavori da parte della ditta delle campane e dell'impresa edile che è dovuta intervenire. Di che tipo di campane si tratta? Allora, l'impianto campanario è composto da 4 campane in bronzo, bellissime, perché addirittura con i marchi della Misericordia e della Madonna Lauretana incisi sopra, con la data addirittura di rifusione stampata, quindi bellissime 4 campane, di cui la più grande che pesa 15 quintali. L'intervento è stato sostanzialmente una manutenzione ordinaria seguita dalla Sovrintendenza per i beni architettonici di Pisa, che ci ha portato a sostituire tutti i supporti delle campane, che, come diceva prima il governatore, erano completamente ossidati perché erano rimasti all'intemperie da tantissimo tempo senza nessuna manutenzione. Le campane sono state elettrificate per la prima volta nel 67, poi nel corso degli anni non è stata dedicata molta manutenzione, per questo ci siamo ritrovati un po' ad intervenire su questa opera, insomma, ecco. Forse non tutti sanno che la Chiesa della Misericordia è anche un piccolo ma importante museo napoleonico. Ha un museo napoleonico con cimeli anche di una certa importanza, perché sono cimeli donati dal pronipote di Napoleone, Anatolio Demidoff, che riportano dove viene conservata la maschera bronzea e la fusione del calco della mano, prelevata la maschera prelevata addirittura sul letto di morte di Napoleone. Sembra quasi fuori dal tempo vedere suonare ancora delle campane in maniera tradizionale come questa, soprattutto lo sbraccio, il movimento che fanno a volte incute quasi timore, invece sono assolutamente in sicurezza. Sì, sono assolutamente in sicurezza, hanno praticamente il supporto di più di 50 cm di muratura e di perni in acciaio completamente immersi e incassati, diciamo, all'interno della muratura. E diciamo che già i vecchi, cioè chi aveva già progettato in passato l'inserimento delle campane, aveva già pensato anche alle nicchie di incastro del supporto, quindi è tutto in sicurezza. Insomma, siamo contenti perché abbiamo ridato anima e voce a una chiesa importante per tutta l'Ebba, non solo per Portoferraio.